Lo 0-0 tra Modena e Catania consente ai siciliani di superare di un punto il Crotone, di scavalcarlo e ai modenesi di salire a 37 punti in una zona attualmente sicura della classifica. Sabato prossimo, in attesa della conferenza stampa di questo pomeriggio per saperne di più delle condizioni del rossoblù, il Crotone dovrà rendere visita al Cittadella in un'altra gara a spareggio. A 34 punti i veneti sono consapevoli, così come i crotonesi, dell'importanza della posta in palio. I ragazzi di Drago, dopo la sofferta ma importante vittoria con il Trapani che è costata la panchina a Boscaglia, sostituito da Cosmi, dovranno essere nelle stesse condizioni fisico-mentali per continuare a far punti e dare maggiore solidità alle loro possibilità di salvare il Crotone. Sarà una partita difficile, ma non impossibile. Alla Metal Carpenteria di Crotone il derby di pallavolo femminile con la Fidelis Torretta. Si è giocato qui perché le condizioni del palacro non lo consentivano. Purtroppo in questa stagione di piogge al palacro entra acqua e quindi in questo momento non ci conviene giocare, ma sono gli arbitri che non ci fanno giocare per un discorso di sicurezza, perché anche se non piove proprio nel campo di gioco, ma subito fuori, però non ce lo permettono. Fortunatamente c'è questa palestra che è pur idonea per un campionato di Serie C. L'unico rammarico è che il pubblico, più di 120-150 persone, non le possiamo mettere, però va bene uguale. Un bel derby, ma questo vi fa onore soltanto nei primi due set, perché poi lo avete proprio reso tranquillo. Guarda, come ogni buon derby, non guarda in faccia nessuno il derby, non vede quanti punti hai, quanti punti hanno le altre squadre, e non vede che valori tecnici si ha. Conta spesso l'agonismo, conta spesso il giocare senza nessuna pressione. Forse loro il primo set, quello che ci hanno vinto, l'hanno giocato molto meglio nella fase finale del set. Però noi, dopo aver perso il primo, abbiamo comunque vinto il secondo ai vantaggi. Sottolineo che stiamo trovando un aspetto tattico un po' diverso e in corso d'opera. Poi nel terzo e quarto set penso non ci sia stata storia né dal punto di vista tecnico e né dal punto di vista fisico. Ed è venuto fuori il divario tra le due squadre. Ragazze, è stato un bel derby, acceso, ben giocato, ci avete fatto anche appassionare, però soltanto nei primi due set. Dopodiché non c'è stata più storia, lo avete comandato. Sì, vabbè, noi comunque veniamo da una sconfitta, quindi volevamo a tutti i costi avere questa vittoria e portarci 3 punti a casa, che sono importanti per la classifica. Cosa consentono questi 3 punti ora? Non consentono, non so ora come, perché dobbiamo andare a vedere le altre partite e le altre squadre che cosa hanno fatto, quindi per il Ma siamo momento. sempre in zona playoff. Sì, no, zona playoff sicuri. Benissimo, grazie. Di queste avversarie che vi hanno impegnato nei primi due set, cosa ne pensi? Diciamo che abbiamo giocato questa partita, almeno per me è sempre un'emozione giocare in Serie C, ed è come se fosse sempre la prima volta, e diciamo che ce la siamo giocata. Ti ho visto molto concentrata quando battevi perché ero vicino a te. Prendevi un bel po' di tempo, eh? Lo so. Parte, è chiaro, del gioco. Sì, certo. Comunque cerchiamo sempre di non sbagliare battute in un set perché potrebbero essere importanti per la squadra e per la vittoria. Bocca al lupo. Crepi. Bocca al lupo. Crepi. Complimenti perché è stato un bel derby. Crotonesi nel Torretta e Cirutane nel Crotone. Un derby sentito però, perdonami, solo nei primi due set. Sì, noi c'è da dire che è un piacere tornare a Crotone ogni volta, sono cresciuta e per me ci sono affetti importanti qua dentro. E noi sapevamo di venire a Crotone, non con la consapevolezza di fare punto ovviamente, la classifica lo dimostra, però ci stiamo preparando per la prossima gara soprattutto, che è importante per noi, quindi l'importante era avere la mentalità giusta. C'è stata nei primi due set, poi abbiamo un po' mollato, però c'è da dire tanti complimenti al Crotone, che è una squadra abbastanza corazzata, e complimenti. Volevo chiederti, siete nelle condizioni di poter centrare la salvezza? Attualmente no, perché ci sono abbastanza punti che ci dividono dall'ottavo posto, e quindi pensiamo a comunque salvarci, a fare punti man mano e crescere soprattutto mentalmente, perché abbiamo una squadra giovane. In bocca al lupo. Crepi il lupo.